Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo a Canazei, per la precisione siamo ad Alba. Andremo a fare rifugio con Trin. Il sentiero parte da parte al funivia Alba Ciampac. Teniamo il sentiero numero 602 con una percorrenza di circa 500 metri di dislivello e 6 km. Mari, per chi volesse prendere la funivia, quali sono i prezzi? Se vuoi andare al Ciampac, 22 euro andata e ritorno, oppure 12 solo una corsa, oppure se vuoi andare da un'altra parte, che se non sbaglio è Val Rosso, 19 euro andata e ritorno. Il sentiero parte con una mulattiera, parte subito con un bel dislivello. Ah, ma qua passa il sentiero Italia. Beh ragazzi, primo cartello, Outest de Contrin, 1524. Noi, come abbiamo detto, teniamo il 602, rifugio Contrin, 1:45. Vediamo anche che è una tappa del sentiero Italia. Prima, ovviamente, come leggere i cartelli SAT qua in Trentino, quello che ci sta prima, anche se non ci sono le percorrenze tempistiche, vediamo che ovviamente prima incontriamo l'Ocea de Contrin a 30 minuti, poi Baita Cenci a 1:10 e poi arriviamo alla nostra conclusione con rifugio Contrin, 1:45, e andiamo. Comunque Dolomiti io consiglio a chiunque, ma non perché è patrimonio dell'UNESCO così, ma perché proprio io sono asmatico pesantemente e fa bene da Dio quest'aria qua. L'aria che c'è qua, cioè proprio respiro in aria che è diversissima da ovviamente dalle città, ma proprio anche per chi abita in campagna, dall'afa, dallo smog, dal piccolo smog che c'è, dalle industrie così. Una cosa pazzesca. Ecco qui che abbandoniamo la mulattiera, prendiamo sempre il sentiero 602. Usciamo dal percorso terrato, arriviamo a Baita l'Ocea de Contrin, siamo a 1753, noi dobbiamo tenere sempre il 602, rifugio Contrin, e andiamo su di là. Dov'è il crocifisso? Dove sei, Mari? Ah, hai sorpassato il cancellino, eh? Mi raccomando, dopo chiudiamolo sempre. Ah beh, alla molla, perché ci saranno delle vacche al pascolo. Oh, spaziale. Sentiamo i campanacci delle vacche al pascolo. Sembra di essere in Val Chiavenna. Quando si continua a percorrere la strada sterrata, si arriva ad un certo punto, ad una grande distesa senza alberi. C'è anche un tavolo da picnic e c'è un forno, come avete visto precedentemente. Questo forno qua lo usavano per fare i mattoni con la calce. Dove siamo? Val de Contrin. Siamo a 1773, rifugio Contrin, un'oretta. Ma dai, un'oretta ci siamo. Thank you.
Malga con trin, formaggio, ricotta, latte, yogurt, dolci e panna. Qui c'è il cartello che ci illustra. Qui c'è un tavolo da picnic, volendo potete fare un tie break. Rifugio con trin, 40 minuti, sempre 602. Prendiamo qui a sinistra. Invece se si va a dritto, andiamo a un'ora prede con trin. Poi al rifugio passo San Nicolò, noi dobbiamo andare qua a sinistra. Arrivati a Baita Cinci, chiusa per cui non si può entrare. Noi proseguiamo dritto, qui c'è un cartello, andiamo a vedere cosa ci illustra il cartello, quanto manca per rifugio con trin. 40 minuti al rifugio con trin. Mancano 40 minuti e principalmente il dislivello è qua perché lo stiamo sentendo più qua. È partita una bella salita, molto ripida, è che non è molto equo, ha dei tratti molto pendenza, dei tratti pianeggianti, però se la si fa. È dura? L'importante è arrivarci. Piano piano. Sono in vendita a Malga con trin, qua dice 5 minuti dopo il rifugio con trin, sono in vendita formaggi, yogurt, ricotta, panna e dolci. Siamo arrivati, dai raga, eccolo lì dove vedete gli ombrelloni rossi, rifugio con trin, molto bello, bello stile, stile ovviamente austriaco, svizzero, alto trentino. Da parte al rifugio con trin è la cappella degli alpini che adesso andremo a vedere. Tenente del 7° Reggimento Alpini Francesco Barbieri di Milano, medaglia d'oro, caduto in battaglia il 5 ottobre del 1916 alla conquista della cresta di Costabella. E l'asinello, guarda l'asinello, l'asinello, patatone. Andiamo dall'altro asinello. Ciao! Ciao, tato, ciao! Tutto bene? Ciao! Bello lui! Una bella grattatina! Una bella grattatina! Bello, bello lui! Ok ragazzi, siamo arrivati a conclusione, siamo ancora come vedete alle mie spalle alla funivia da dove siamo partiti, giretto di circa 2 ore, 2 ore e 10, molto easy, molto blando. Mi ha speso 38 euro sul rifugio con trin. Abbiamo preso 2 primi, 2 dolci e una Coca-Cola e niente, camminata adatta anche ai bambini, molto molto easy, sentiero molto facile, è una mulattiera di circa 6 km, un dislivello di circa 500-600 metri.